Buongiorno a tutti, vi ringrazio per questa nutrita partecipazione. Nonostante la pandemia, un anno di distanza dalla prima convocazione, siamo finalmente riusciti a mettere in piedi questa videoconferenza. Vi informo che tutte le presentazioni che vedrete saranno poi raccolte, sono già state raccolte in un volume di atti della videoconferenza che sarà reso disponibile online questa mattina stessa o immediatamente subito dopo la videoconferenza. Perché questa videoconferenza? Questa videoconferenza abbiamo voluto in qualche maniera condividere con il mondo dei professionisti, con il mondo dei tecnici e delle pubbliche amministrazioni le importanti attività e i risultati dell'attività svolta in Emilia-Romagna per il progetto Liquefact. E quindi questo è un po' il motivo per cui ci tenevamo molto a fare questa videoconferenza. Vi do un paio di informazioni tecniche. Allora, per i crediti occorre compilare il modulo che sarà reso disponibile nella sezione domande e risposte, Q&A, e bisognerà compilare il modulo all'inizio e poi bisognerà ricompilarlo alla fine. Se vorrete fare delle domande, le domande dovrete scrivere nella chat e riceverete le risposte alla fine delle presentazioni direttamente dai relatori interessati. E a questo punto, visto il programma molto fitto, io non porto via altro tempo e do subito la parola al direttore generale, all'ingegner Paolo Ferrecchi, per un saluto iniziale. Prego Paolo, buona giornata a tutti. Bene, grazie Luca, buongiorno a tutti. Sono molto contento di dare l'avvio a questi lavori di questa giornata. Ho visto che sono già più di 230 persone che partecipano, sono attese 300 persone iscritte. E diciamo che dopo il terremoto del 2012 che ci ha drammaticamente messo di fronte a un fenomeno che era allora poco conosciuto, che è quello della liquefazione delle sabbie, e che si è manifestato in un'estensione territoriale molto molto vasta nella pianura padana, fra il Secchia e il Reno, quindi con un impatto molto molto forte, e la regione si è posta, diciamo, in una tradizione che ha sempre portato avanti da anni, nella necessità di approfondire questi aspetti per agire in logiche preventive, quindi per arrivare poi a favorire una ricostruzione o un ripristino degli edifici, ma anche delle infrastrutture. Abbiamo anche lavorato molto con Martelli su l'approccio preventivo in alcune infrastrutture per proprio contrastare questi fenomeni di liquefazione che hanno agito in maniera così diffusa per tutto l'evento del terremoto. Ora, già nel 2016 c'è stato un primo convegno e questo progetto Liquefact, che ci vede protagonisti come regione, come stakeholder ed end user, ma che ci ha visto, diciamo, mettere a disposizione l'importante banca dati che la regione ha portato avanti in tutti gli anni di conoscenze e di approfondimento, sia appunto come banche dati, ma anche come cartografie e tutto il tema della microzonazione sismica che si sta portando avanti da anni. Bene, questo progetto Liquefact nel 2016 ci aveva portato a un convegno e a una elaborazione degli approfondimenti stessi che, come diceva Luca Martelli, oggi verranno pubblicati e quindi consentiranno di dare a tutti i professionisti che sono presenti, ma anche alle amministrazioni e a noi tutti, importanti contributi e importanti conoscenze su questo fenomeno e sulla possibilità di prevenire la liquefazione delle sabbie. Quindi da questo punto di vista io sono proprio contento che già in giornata si possano poi divulgare gli esiti di questo lavoro, e ancora una volta la regione si è posta in una posizione davvero di avanguardia e di approfondimento, non limitandosi a subire come c'è stato nel 2012, ma cercando di avviare un approccio preventivo che ci possa in futuro
ridurre, limitare al massimo eventuali eventi che non ci auguriamo naturalmente, ma che purtroppo dobbiamo considerare possibili. Quindi questi contributi serviranno sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della pianificazione. Sapete che la Regione Emilia-Romagna poi, oltre alla microzonazione sismica, negli ultimi anni ha anche riformato pesantemente in maniera importante la disciplina urbanistica. Nel 2017 abbiamo fatto una nuova legge regionale che punta molto anche sulla prevenzione, anch'essa fin dalle fasi di pianificazione. Bene, auguro a tutti un buon lavoro e mi auguro che questa giornata possa dare un contributo a tutti e possa dare elementi tecnici utili per il lavoro di tutti noi. Buon lavoro. Bene, grazie direttore. Lascio adesso la parola all'ingegner Monti, responsabile del servizio geologico, sismico e dei suoli. Prego Sergio, buona giornata. Buongiorno a tutti, cercherò di non sovrappormi a quanto già affermato dal direttore. Dirigo questo servizio da circa 3 mesi e mezzo, 4 mesi, quindi posso, nonostante non sia più giovane, posso dire che nella specificità sono un neofita, ok? Tuttavia gli argomenti mi sono ben noti, perché partiamo da un fenomeno, vogliamo approfondire e divulgare la conoscenza scientifica, geologica ed ingegneristica di un fenomeno che purtroppo ci ha visti approfondire solo e soltanto nel 2012. Tuttavia è necessario, attraverso la conoscenza di base, e questo evento ne rappresenta uno dei vari step, incrementare la cultura ingegneristica e geotecnica affinché si possano approfondire i fenomeni per fare quello che è anche il nostro mestiere, divulgare e rappresentare sempre di più anche con carte tematiche e con informazioni il fenomeno, affinché le strutture che nascono, che attualmente sono ancora in corso di ricostruzione, possano vedere una conformazione già che possa prevenire fenomeni. Non mi dilungherò oltre perché sarà compito dei relatori introdurre le caratteristiche del fenomeno di liquefazione e quindi questa perdita di resistenza a taglio in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, che sollecitati da azioni cicliche dinamiche come sono i sismi, portano quindi all'evento che abbiamo osservato anche con particolari diversi sia in strutture, su terreni agricoli e su infrastrutture. Buon lavoro, ringrazio tutti gli ordini che hanno dato il contributo, ovviamente ringrazio particolarmente anche i colleghi del servizio geologico che rappresentano anche la regia, oltre che alla conoscenza scientifica, in primis Luca Martelli, e che introdurranno e coordineranno il webinar. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie Sergio. Lascio adesso la parola per i saluti al dottor Antolini, presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna. Prego Paride, buona giornata. Sì, buona giornata a tutti. Per me è un esordio, diciamo, come nuovo consiglio che ci siamo insediati da pochi giorni e ci sono ancora io per altri 4 anni. Per cui ringrazio anche il Servizio Geologico che in particolare in questo ultimo, diciamo, ultimo biennio abbiamo fatto diversi webinar che abbiamo sfiorato questo argomento. Sono contento che all'interno del nostro consiglio c'è un rappresentante che lavora al Servizio Geologico, che è la Maria Teresa De Nardo, e che voglio salutare, è mio obbligo e dovere ricordarla. Per quanto riguarda noi professionisti, è importante queste giornate, diciamo, divulgative e informative. Non è un tema facile e di facile risoluzione. Le metodologie, i software, l'azione sismica sono tutti argomenti che nel corso dell'anno siamo sempre qui pronti a cercare di trattare e di trovare una soluzione. Quello che ovviamente a noi professionisti serve, oltre alla nostra discrezionalità, sono a volte dei punti fermi, ecco, da cui partire per arrivare a delle soluzioni,
per rapportarci con le strutture sismiche del territorio, quindi rapportarci anche come professionisti con gli ingegneri, eccetera, eccetera. E la regione, ovviamente, noi siamo anche fortunati a vivere in Emilia-Romagna perché è una regione molto attiva, tra l'altro vedo ci saranno delle diciamo, importanti novità sulla 630 con la pubblicazione di questi nuovi sismogrammi che sicuramente metteranno dal mio punto di vista più di chiarezza, e quindi non, devo solo ringraziare il lavoro attento che viene svolto dalla regione Emilia-Romagna in ambito geologico e in particolare dal servizio geologico. Grazie quindi a tutti i partecipanti e ai relatori. Grazie mille Paride, lascio adesso la parola a Letizia Lotti in rappresentanza dei periti agrari dell'Emilia Romagna. Prego Letizia. Buongiorno a tutti e grazie per questo evento. Devo dire che Antolini, che è molto più addentro alla materia, mi ha preceduto e sicuramente ho messo in evidenza questa cosa. Noi come esperienza, devo dire, quando è successo il terremoto, abbiamo fatto eventi di assistenza alla cittadinanza in vari territori, sia bolognesi che modenesi e così via. Devo dire, vedere quell'evento è stato davvero di forte impatto, oltre ai racconti, diciamo, di chi quell'evento l'ha vissuto durante proprio i momenti clou, diciamo. Quindi effettivamente questo progetto della Regione Emilia-Romagna è visto anche da noi in modo molto, molto positivo. Del resto, in questo momento ci dà la possibilità, gli strumenti che abbiamo, di amplificare al massimo questi eventi formativi, perché sicuramente riusciamo a toccare territori e persone che in altri momenti magari non riuscirebbero a raggiungere questi eventi, che sono per alcune ragioni diciamo oltre la visione, insomma, a parte l'esperienza. Quindi ringrazio tutti, ringrazio la Regione Emilia Romagna e devo dire buon lavoro a tutti e utilizzeremo le nozioni raccolte. Grazie. Grazie mille Letizia. Dunque, non vedo ancora collegati Uberti della Federazione degli Ingegneri e Gasperoni degli Agronomi, e quindi per non perdere tempo, se si collegheranno appena sarà possibile gli daremo la parola. E comunque adesso c'è una novità fuori programma. E c'è la professoressa Sonia Slatovic del Politecnico di Zagabria, ci presenterà alcuni purtroppo fenomeni ci farà vedere quello che è stato osservato, quello che è successo dal punto di vista della liquefazione a seguito del terremoto di Petrinia del 29 dicembre. E questo non era in programma, è comunque una cosa che riteniamo molto interessante condividere con voi, e quindi lascio la parola a Sonia Slatovic. Sonia, you can share your slide, please. Okay, so good morning and good evening to everybody here. I'm here just to show in short some of the elements of this very strong earthquake, very strong for us. So here you can see the Zagreb, and some 50 kilometers from Zagreb, our capital, is the epicenter in Strašnik. So the earthquake happened in 29th December last year, and it was felt in all around Italy, as it can be seen here. And here are our faults. The epicenter is shown on this fault, which was calm for a long time. And this is an unlucky situation here that we are having earthquakes rare enough so people forget about them. And this small rectangular is going to show the map of Croatia,
which was here. And we had this magnitude 5 at 6 in the morning, 28 December. And here are some of the photographs of the colleagues, structural engineers, who gathered immediately several hours after the earthquake to inspect the houses and buildings around the damaged area. So some of the houses and buildings collapsed, some got damaged, etc., etc. And this was quite a lucky coincidence that we had this, let's say, foreshock, which made people from the damaged, from weak houses to escape and to avoid this magnitude 6.2 or 6.4. So here it is after the real earthquake started, and we had several near 5 magnitudes since then. So these are several days only, and these are the aftershocks in the first several days. I will show different damages in relation to this area in these slides. So here are the most important cities and places which got damaged. And just in short, here is our geological map. So these are different meandering rivers which left their sediments here. So we are having fine sands, silts, clays and gravels, and not in regular order. So in many places here we got liquefaction. I will show now a short video recorded just the few seconds after the earthquake happened, some 15 kilometers away. You can see here, so this is River Kupa, River Sava, and you can see how they are meandering here. And this So we had liquefaction in Croatia, but not in recent time. We had them in Zagreb and around Zagreb in 1880. And we had them also in this area, in the Pokupsko earthquake, which was studied by Andrija Mohorovicic. Andrija Mohorovicic used the data he collected from different parts of Europe and the world at that time to find the Moho, or the Mohorovicic discontinuity, which allows us different understanding and calculations at the moment. So here are events of liquefaction. We could see here, and it spread all around in the fields and happened on many places in the fields and also on various levees. Some 7 levees got damaged, so one very near the place which was recorded is here. So 4 kilometers of the levees got damaged. And of course, the secondary levees were built because it is not the time to repair them. Here we can see sand with clay. It is similar to many of these levees. It's some 8 meters or so under the surface of the ground. Nearer to this area, 5 kilometers from the epicenter in Petrinja, which was very severely damaged in the center, we can see in many places liquefaction under or around the houses, and in some places here you can see the crack, and here you can see the ejecta, and near the building, near the house, you can see the different spaces like wells, etc., filled with sand. This person here is showing how
high above the well, the sand was jumping, and here you can see the sand which is left on the well still now. Many of the buildings, many of the houses got damaged, unfortunately, because, as I say, earthquakes are rare enough here that people forget about them. People don't understand here how important is civil engineering, structural engineering, geotechnical engineering, but now we are learning on this. In many places you can see ejecta in the house, so it was cleaned, of course, and here is a crack on the ceiling of this room. I'm showing also only several houses, but this happened in many places. Also Petrinya, just across the street. This was recorded by the owner of the house who lives there. After the earthquake, he got flood. And this happened in many places around. The house is not severely damaged, but he got sand ejecta all around the house. And here on the right, you can see one of the testing illustration, which was done for this house after the earthquake. So this is done by the company, which is using Uretek to retrofit or to repair the damages after earthquakes or different other cases. So here are their data. Until almost 3 meters, there is almost no resistance of the soil. So for me, it seems it is only the friction of the rods, between rods and the upper layer. And then again, not much resistance in the lower areas. Nova Drenčina, so here is a place 9 kilometers away. Here we can see a street or road which sank, maybe due to not proper work. It was recently changed, the sewage, but also probably almost sure, for sure, due to liquefaction. So here is the well, and the well here, as in many other places, was filled with sand, sandy soil. A place named Hajar had various landslides even before, and this is how it looks like now after the earthquake. So here is the sliding of one building and the other one. So this particular building is sliding on three different directions due to its position. And here is the field nearby. It is very wet, and it was never this wet and this soft as it is in this time after the earthquake, most of the people who live there say. So after the rain, usually the water would just slide over the grass, but not this time. After the earthquake, he cannot use anything. He cannot work in the field because the soil is very, very soft. One of other very damaged areas is Brest Pokupski, some 6 kilometers away from the epicenter, but of course all the aftershocks are as important as the aftershock, as the main shock, and I must say that liquefaction is continuing in some places. So here is a crack where you can see ejecta, and this continues for tens of meters through different yards, and it filled many houses and
Here we can see various yards and various houses underneath which liquefaction occurred. So this is one of those. And on the other side, in Glina, again, many houses damaged, not so significantly, but many houses are having cracks underneath and ejecta in the streets, all along the streets. So it seems the whole area is sliding. So here again, until some 3 meters or so, almost no resistance to that road. And here again, another building, another house. You can see many of these houses are not finished. So this is quite a poor area, which was damaged severely in the war we had at the beginning of 90s. And after the war, the government decided to help, etc., etc. But still, this is quite a poor area. And most of the people say that this is much worse than the war was. Just for the end, maybe it could be interesting to see what happened in Mechenchani and around. So no real aftershocks here, or very weak aftershocks, but this is the same fault, some 20 kilometers from the epicenter. We could see many of those sinkholes. So maybe 60 to 90 sinkholes. It is not quite clear how many, because it is difficult to recognize. And we are now trying to catalog all the sinkholes. So here we can see one of them under a house. Fortunately, nobody is living there anymore. But we understood this is 1 month later. So this was January 4th. And now 2 days ago. So this is obviously karst phenomena. It can be seen in the hills above where rock is open. So this is karst, which is full with sinkholes. And here we can see the biggest of those 25 to 25 meters approximately. And of course, it is still opening. So this is so-called cover collapse sinkhole, which is happening, opening in fine soils above the karst sinkholes. And this opening is rather sudden. So it was known in this area that sinkholes were opening from time to time, maybe one or two in a year, but now it started after the earthquake and it is still opening, it is still going on. So sometimes several in a day, and we still don't understand quite well, is it connected with the rain, the snow, etc., etc. So temperatures are changing very quickly in these days. And we had snow, and then suddenly temperatures like 15 or something like this. And you can see here, I didn't show here many of them, but I can share maybe some. You can see the sides are almost vertical, and they are still keeping its vertical inclination, almost vertical. And of course, they are going to be wider and wider with time. So this is everything I prepared now. There are many data, and I just took some which maybe are most interesting. And the preliminary report on this earthquake, you can see in Design Safe site. And we are preparing now gear report. I hope it is going to be finished in 2 weeks or so. So this is maybe all I prepared for today. I hope you understood, you saw the liquefaction, and
you understood how important it is to prevent this kind of events, because it is very difficult to make any reparation later on. So it is much, much easier to prevent this kind of problems. So sorry, I'm maybe too tired to speak this morning, and this is all what I wanted to say. Okay, thank you very much, Sonia, for your very interesting presentation, for your very, very beautiful slides. Thank you very much. Thank you. Adesso credo che non ci siano più collegamenti per la prima parte iniziale dei saluti, e quindi direi che possiamo iniziare con le presentazioni, e lascio quindi la parola al professor Carlo Lai, che farà anche da moderatore per la seconda parte tecnica. Quindi prego Carlo, introduci pure le presentazioni. Grazie. Grazie Luca. I would like to just say a few words to Professor Zlatovic for a very nice and interesting presentation. I think it was really interesting to see such large phenomena of soil liquefaction during the 29 December earthquake. So thank you once again, Sonia, for sharing the presentation with us. And thank you. And so maybe we'll be in touch after for sharing some of these slides with the participants of this seminar. Yes, of course. Thank you. Thank you so much. I will switch back to Italian now. Grazie Luca per aver organizzato questo interessantissimo webinar. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente, anche a nome di tutta la squadra, di tutto il team Liquefact italiano e non italiano, per lo straordinario supporto che la Regione Emilia-Romagna ha dato e continua a dare in questa fase al nostro progetto. È stato veramente un onore, anche con i nostri partner stranieri, mostrare l'efficienza appunto e la disponibilità della Regione Emilia-Romagna. Quindi ci tengo davvero a ringraziare pubblicamente tutti, a cominciare da Luca Martelli, dal dottor Luca Martelli, e tutta la squadra che lo ha assistito, e coi dirigenti ovviamente, fino ad oggi. Il progetto Liquefact ha beneficiato tantissimo di questa disponibilità a condividere i dati, ad aiutarci ad individuare i siti dove sono state effettuate le prove, quindi non credo di esagerare appunto nel sottolineare questo aspetto. Bene, adesso passiamo alla seconda parte dell'evento di oggi, dedicata appunto agli aspetti tecnico-scientifici di questo progetto, e incomincerò io ad illustrarvi in circa 15 minuti le caratteristiche di questo progetto, quali erano gli obiettivi, quali sono i risultati più importanti che sono stati conseguiti, lasciando poi ovviamente la parola ai colleghi che avranno il compito di entrare molto più nel dettaglio. Prima di entrare nel merito del progetto Liquefact, volevo, stante diciamo il numero elevato di partecipanti, alcuni sicuramente tecnici, altri magari meno, e visto che l'oggetto di studio è la liquefazione sismoindotta dei terreni, vorrei dedicare poche diapositive e un breve filmato che peraltro in qualche modo si ricollega alla presentazione della professoressa Zlatovic, per mostrare che cosa si intende, che cosa succede quando avviene la liquefazione dei terreni. Il filmato che vi mostrerò riguarda un esperimento condotto però in laboratorio a Pavia, presso i laboratori dell'Università e di Ucentre, con la collaborazione e l'aiuto tecnico dei tecnici della comunicazione di Trevi.
che diciamo ha l'obiettivo di mostrare non solo il fenomeno in sé, ma anche gli effetti prodotti da questo fenomeno sul costruito. Per cui procedo a mostrarvi questo video. Si vede che c'è questa sala dove è stata svolta la prova. Adesso vedrete dei monitor che sono serviti a controllare e a definire l'input system che è stato utilizzato. La prova si è svolta su una piccola tavola vibrante, data da un attuatore servoidraulico, comandato elettricamente. Qui vedete un recipiente, un contenitore di vetro dove è stata collocata della ghiaia alla base e sopra del materiale sabbioso. Poi è stata saturata questa sabbia e sono stati realizzati due modelli. Uno su fondazioni superficiali, quello che vedete qui a sinistra, e qui c'è un piccolo schema, e qui sulla destra una costruzione anche più leggermente più elevata, però fondata su pali che andavano ad immorsarsi nello strato più profondo. La sabbia è stata completamente saturata di acqua e questa tavola ha cominciato a vibrare in direzione orizzontale fino appunto a produrre la liquefazione. È stata anche interrata una pallina di plastica all'interno della sabbia per mostrare come la sovrappressione interstiziale determinerà poi la sua fuoriuscita al termine della prova. E quindi per comprendere anche i fenomeni connessi alla liquefazione che avvengono sulle strutture interrate. Adesso continuo il video. Ops. Ecco, potete vedere che la costruzione fondata sulle fondazioni superficiali subisce un ribaltamento. Vedete la pallina che fuoriesce e vedete anche l'edificio che invece era fondato su pali che invece è rimasto in qualche modo stabile. Adesso vi mostro solo un paio di diapositive per passare dal laboratorio dell'uomo al laboratorio naturale. E vedete quindi ciò che avviene quando avviene la liquefazione. Qua siamo in Turchia nel terremoto del 1999, quello del 17 agosto, dove si sono manifestati copiosi e anche spettacolari fenomeni di liquefazione. Fenomeni di liquefazione che colpiscono non soltanto le costruzioni civili, ma anche le infrastrutture, per esempio le dighe in materiale sciolto. Qui siamo in California. Abbiamo assistito nel 71 al collasso della diga inferiore di San Fernando a seguito del fenomeno che in inglese si chiama di flow liquefaction, cioè del flusso rapido prodotto dalla liquefazione dei terreni, per cui all'interno del corpo diga la resistenza residua che si è prodotta a seguito della parziale o anche completa liquefazione dei terreni era inferiore allo stato di sforzo statico tangenziale che preesisteva al terremoto, e quindi si è prodotto questo fenomeno improvviso che produce dei collassi anche catastrofici. Qui siamo in Emilia-Romagna, non si poteva non mostrare un'immagine della regione del terremoto avvenuto nella sequenza sismica del 2012, e quindi qui si vede dall'alto da un drone lo spettacolare
la manifestazione spettacolare della liquefazione e dell'impatto prodotto anche sulle costruzioni che si trovavano appunto nei pressi. Dal punto di vista così delle definizioni, dobbiamo anche ricordarci, essendo appunto dei tecnici, che questi termini hanno anche un significato, e il significato che ho voluto brevemente richiamare è quello dell'Eurocodice 8 parte 5. L'Eurocodice 8 in questo momento è in fase di revisione, quindi sto facendo riferimento alla versione, diciamo, ancora vigente, la traduzione in italiano, che stabilisce che con il termine liquefazione si deve di seguito intendere la riduzione di resistenza a taglio e o di rigidezza causata dall'aumento di pressione interstiziale dell'acqua in un terreno saturo, non coesivo, durante il moto sismico, tale da generare deformazioni permanenti significative o persino una condizione di sforzi efficaci del terreno nulli o quasi nulli. E quindi è un fenomeno di instabilità del terreno che produce un allontanamento, diciamo, delle particelle di sabbia, tale per cui a seguito di questo sforzo efficace che diminuisce repentinamente, si giunge a fluidificare il materiale terreno. E questo è poi la causa principale della perdita poi della resistenza di questo materiale, che produce poi in ultima analisi gli effetti catastrofici che vi ho mostrato prima. Dal punto di vista, diciamo, anche così più analitico, possiamo immaginare il deposito di terreno investito da un'onda sismica che si propaga dal basso verso l'alto. Immaginiamo un'onda di taglio. L'onda di taglio tenderebbe a produrre non solo una deformazione di taglio, ma anche una deformazione volumetrica, perché i terreni, come sappiamo, hanno un comportamento dilatante, soprattutto i terreni a grana grossa, e siccome l'acqua che satura e quindi riempie tutti i vuoti interstiziali, questa deformazione di volume non può avvenire, perché in prima battuta l'acqua si può considerare incomprimibile, e pertanto l'impedimento di questa variazione di volume causato dall'incompressibilità dell'acqua è all'origine di un incremento di pressione di quest'acqua, e questo incremento di pressione, guardando semplicemente al criterio di rottura di Moore-Coulomb, è all'origine dell'annullamento o della forte repentina diminuzione della resistenza al taglio dei terreni. Quindi è un fenomeno che può essere compreso, diciamo, ai minimi termini, anche semplicemente richiamando il criterio di rottura di Moore-Coulomb. Vorrei, prima di entrare sulle tematiche specifiche del progetto, richiamare due, credo, importanti questioni legate alla liquefazione. La prima questione è legata al fatto che stavo cercando di trovare il puntatore, ma ho lo schermo scuro da questa parte, quindi non lo vedo. La prima questione è legata al fatto che il terreno, diciamo, che liquefa, tipicamente riguarda una porzione di volume molto piccola, molto piccola. Quindi è un fenomeno molto locale. E questo fenomeno locale va contestualizzato, perché poi l'elementino di terreno si trova all'interno di uno strato, e lo strato sta all'interno di un profilo stratigrafico. Quando cerchiamo di comprendere, addirittura ci poniamo l'obiettivo di zonare il rischio liquefazione, dobbiamo essere consapevoli che in fondo stiamo trattando con un ossimoro. Infatti il titolo di questa diapositiva è zonazione del rischio liquefazione, un ossimoro, cioè una sorta di contraddizione di termini, perché un fenomeno così locale come fa a essere descritto poi a delle scale spaziali così estese, dalla micro fino addirittura alla mega zonazione, come noi in questo progetto abbiamo cercato di fare. È chiaro che questi passaggi di scala comportano delle incertezze, comportano delle approssimazioni. Tuttavia sono comunque utili questi sforzi, perché consentono, seppur con le incertezze di cui dobbiamo essere consapevoli, consentono di gettare luce, almeno approssimativamente, sulla evidenza e sulla incidenza del fenomeno, sia a scala urbana o suburbana, come avviene nella microzonazione sismica, sia a scala regionale, come avviene per la mesozonazione sismica, e sia a scala, diciamo, nazionale o
continentale, come avviene con la macro e con la mega zonazione. Noi dentro Liquefact, come vi verrà illustrato nel dettaglio nelle prossime due presentazioni, che poi in qualche modo rientrano nella descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti nel pacchetto di lavoro 2 del progetto Liquefact, noi in questo progetto abbiamo tentato di compiere questi salti acrobatici, se vogliamo, però non in modo inconsapevole. Noi sapevamo e sappiamo che ci sono delle grandi incertezze, ma continuiamo a ritenere che questi risultati prodotti possono avere una utilità. Ovviamente una utilità che deve essere ben specificata nel momento in cui questi risultati vengono utilizzati. La seconda diciamo questione che vorrei su cui vorrei spendere due parole riguarda i termini pericolosità e rischio da liquefazione sismo indotta, perché all'interno di questo progetto hanno lavorato in maniera molto costruttiva specialisti provenienti da diverse discipline, ingegneri geotecnici, geologi, ingegneri geofisici, geofisici sismologi, ingegneri strutturisti. E ovviamente ciascuno di noi ha un proprio vocabolario e a volte i termini non assumono sempre lo stesso significato. Quindi credo che sia importante, qualche volta si sente parlare di pericolosità, qualche volta si sente parlare di rischio. E si, diciamo, io partirei da una definizione generale che mette insieme, diciamo, gli ingredienti che concorrono a definire il rischio associato ai disastri naturali, che è una definizione accettata anche a livello internazionale, per cui il rischio è in qualche modo definito come la combinazione, si dovrebbe utilizzare un termine tecnico più corretto, la convoluzione di tre variabili che vengono un po' assunte come delle variabili aleatorie indipendenti: la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, che è un concetto appunto credo molto noto un po' a tutti gli operatori tecnici del settore dell'ingegneria sismica o comunque del settore legato ai disastri naturali. Questa definizione è chiaramente precisa, tuttavia bisogna prima di applicarla definire il sistema rispetto al quale viene applicata, e il sistema è tipicamente il terreno più l'eventuale sovrastruttura o l'eventuale infrastruttura. Tuttavia, se noi distinguiamo i due elementi e consideriamo ad esempio il terreno da solo, quindi il terreno in campo libero, dobbiamo riconoscere che in questo caso la pericolosità che appare in questo grafico è rappresentata dalla intensità del moto sismico. Questa è la pericolosità sismica, quindi definita da un parametro di scuotimento del terreno. La vulnerabilità che i geotecnici, i geologi spesso chiamano suscettibilità, e la propensione del terreno a subire un danno, che per noi significa subire un cedimento, per esempio a causa della liquefazione, no? Quindi è in qualche modo una caratteristica intrinseca, no? È un elemento predisponente, il terreno è vulnerabile perché è saturo, perché la sabbia è sciolta, e per queste ragioni se viene sottoposta ad una sollecitazione ciclica potrebbe liquefare. Quindi in questo modello, in questo sistema, l'elemento pericolosità è rappresentato dall'intensità dell'azione sismica, la vulnerabilità è rappresentata appunto dalla suscettibilità del terreno a liquefare, e l'effetto eventuale, quindi il danno, è per esempio rappresentato dal cedimento, che è chiaramente un danno geo, cioè di origine geologico-geotecnica. Ora adesso guardiamo l'altro elemento del sistema, che è la costruzione, no? Se noi abbiamo una costruzione alla cui base il terreno si instabilizza a seguito della liquefazione, quindi subisce un cedimento, è evidente che per l'ingegnere strutturista la pericolosità è rappresentata da questo cedimento, che in questo specifico caso ha prodotto addirittura il ribaltamento dell'edificio. Quindi per la struttura questi elementi di pericolosità e di vulnerabilità hanno un significato diverso, giustamente. Ecco perché, e quindi qui ovviamente per quanto riguarda il danno parliamo di danno strutturale, quindi di rischio che avvenga un danno strutturale. Io qua ho volutamente evitato di
entrare nel merito dell'esposizione, che infatti è stata scritta con un colore attenuato, perché diciamo è importante nella definizione del rischio, ma in questa, in questo chiarimento tra pericolosità e vulnerabilità, diciamo, era meno rilevante, quindi non ne ho parlato. Ora noi nel prosieguo delle presentazioni parleremo di pericolosità, parleremo di rischio, ecco, in maniera anche a volte apparentemente contraddittoria, ma in realtà non lo è, perché dipende tutte le volte che se ne parlerà da qual è il sistema di riferimento a cui ci si riferisce. Ed è evidente che in questo esercizio fittizio di separare, scusate, di separare il sistema nella sua costituente terreno e struttura, si vede che c'è un effetto domino, cioè un danno che nasce dalla relazione del danno prodotto nell'elemento precedente, per cui la struttura si danneggia a seguito del collasso del terreno, a seguito della liquefazione del terreno, e quindi spesso appunto si parla di danno prodotto da questo effetto concatenato. Bene, dopo questa premessa credo che fosse appunto necessario chiarire alcuni termini, entriamo nel merito del progetto europeo Liquefact. Allora, io ho cercato di tradurre anche i titoli o comunque alcune delle cose più importanti di questo progetto, dicendo subito che in una riga questo progetto si è posto diciamo, l'obiettivo di valutare e mitigare il potenziale di liquefazione in Europa. E come migliore diciamo, precisazione, come sottotitolo, è stato scelto un approccio olistico, quindi globale, quindi visto anche da tanti punti di vista, alla protezione di strutture e infrastrutture per una migliore resilienza, altro termine importante, ai disastri prodotti dalla liquefazione dei terreni indotta dai terremoti. Il progetto ha avuto una durata di 3 anni e mezzo, è cominciato il 1° maggio del 2016 ed è stato completato formalmente il 31 ottobre del 2019. È stato un progetto importante anche dal punto di vista finanziario, perché ha visto l'allocazione da parte della Commissione europea di circa 5 milioni di euro ed è stato il più grande progetto mai finanziato in Europa su questo specifico tema. Ha visto coinvolti 11 partners, di cui 5 italiani, 3 università, l'Università di Pavia insieme ad EUCentre, l'Università di Napoli, Federico II, l'Università di Cassino e poi 2 partner industriali, Trevi e Ismigeo. E poi entrerò fra un momento in merito ai ruoli di questi 2 partner industriali. Per quanto riguarda i partner diciamo stranieri, abbiamo 6 unità, 4 università, l'Università di Anglia Ruskin, che è stato il coordinatore del progetto, l'Università di Porto, l'Università di Lubiana e l'Università di Istanbul. E poi 2 partner non universitari, NORSAR, che è collegata oggi, mostrerà la piattaforma computazionale che è stata sviluppata all'interno del progetto, e poi una società SLP slovena che ha svolto alcune delle indagini sperimentali in Slovenia. È un progetto che è stato articolato in 9 pacchetti di lavoro, 9 work packages, di cui 7 tecnici e 2 amministrativo-burocratici. Il coordinatore del progetto, come ho già detto, l'università inglese Anglia Ruskin. La responsabilità tecnica del progetto è stata dell'Università di Pavia, la responsabilità della divulgazione dell'Università di Cassino e la responsabilità invece dello sfruttamento industriale di Trevi S.p.A. Per quelli di voi che sono interessati ad approfondire e anche a scaricare molto materiale accessibile del progetto, invito a visitare questo sito web del progetto, molto semplice, http www.liquefact.eu, quindi dovrebbe essere molto immediato accedervi. Gli obiettivi generali del progetto sono stati molteplici. Intanto quello di documentare l'incidenza storica del fenomeno
in Europa della liquefazione sismoindotta, studiare l'impatto anche attraverso modellazione numerica e sperimentale della liquefazione sulle costruzioni e infrastrutture in Europa, comprendere anche il ruolo della resilienza immediatamente e successivamente ad un evento sismico che ha prodotto la liquefazione, della resilienza e della vulnerabilità, studiare l'efficacia delle tecniche di mitigazione esistenti ma anche emergenti alla riduzione della vulnerabilità di costruzioni e anche sistemi non strutturali, la messa a punto di modelli commerciali che supportino l'inclusione di misure di mitigazione nella progettazione di nuove costruzioni e nell'adeguamento sismico dell'esistente, e i principali prodotti che sono stati realizzati durante il progetto sono adesso elencati, anche se ci tengo a precisare che l'elenco non è completo perché sono davvero numerosi questi prodotti. Ho cercato, assumendomi un po' la responsabilità, di includere quelli che ritengo siano i più importanti. Allora, intanto la piattaforma computazionale che vi verrà illustrata nella presentazione del ricercatore di Norsa. Poi alla fine questo è forse un po' il fiore all'occhiello del progetto, no? La possibilità di effettuare, e tra l'altro è accessibile nella sua versione base a tutti questa piattaforma per poter essere utilizzata. Sono state prodotte delle mappe probabilistiche di rischio di liquefazione in Europa, è stata prodotta una sorta di linee guida sulla definizione della microzona sismica dei centri urbani, sono stati costruiti dei modelli di fragilità di edifici in cemento armato in suoli liquefacibili, sono stati costruiti dei modelli di fragilità per le condotte interrate in suoli liquefacibili, sono stati definiti dei modelli empirici per la stima della sovrappressione interstiziale in terreni saturi e non saturi, è anche stato messo a punto un modello di vulnerabilità da rischio liquefazione in edifici residenziali e poi, non ultima per importanza, sono state studiate le diverse efficacie delle tecniche di mitigazione che in particolare sono state approfondite durante il progetto. La tecnica che riguarda la desaturazione di un terreno attraverso l'emissione di anidride carbonica e la realizzazione di dreni orizzontali. Di questi poi vi verranno dati dettagli durante la giornata. Ho aggiunto ancora un prodotto, se no la mia collega Francesca Bozzoni mi riprende giustamente dopo la presentazione per aver dimenticato un altro dei prodotti che riteniamo interessante per la comunità, che è la messa a punto di un catalogo europeo dei fenomeni di liquefazione storica in Europa, appunto, e che dico subito non è aggiornato perché non include ad esempio i fenomeni di liquefazione che si sono verificati il 29 dicembre del 2020 in Croazia, quindi la dobbiamo subito aggiornare ed è già in corso questa attività in contatto con la professoressa Zlatkovic. Bene, dal punto di vista dell'architettura, della struttura del progetto, questo è un po' il diagramma di flusso che è stato realizzato con il contributo di tutti i partner, diagramma di flusso che vede alcune tessere importanti nella parte alta del diagramma, dove sono richiamati i concetti di sismicità e pericolosità sismica da una parte, quindi se vogliamo l'elemento di innesco del problema, e invece gli elementi predisponenti, quindi il contesto geologico, le condizioni geotecniche del sito, insomma la suscettibilità. Questo è, l'elemento di innesco e i caratteri predisponenti sono quelli che determinano o non determinano il fenomeno liquefazione e quindi i danni prodotti da questo fenomeno. Evidentemente concorrono a determinare l'effetto sul costruito anche la vulnerabilità strutturale e sul recupero anche gli aspetti legati alla resilienza, di cui ho brevemente accennato. Nel progetto si è cercato di introdurre quegli elementi che potessero mitigare, no, queste conseguenze prodotte dalla liquefazione, sia attraverso
delle azioni dirette finalizzate appunto a migliorare per esempio il terreno, riducendo la sua suscettibilità alla liquefazione, sia migliorando diciamo, la resilienza di una comunità alle conseguenze del fenomeno, e sia anche attraverso il miglioramento della pratica ingegneristica, per esempio per quanto riguarda gli edifici nuovi attraverso un miglioramento delle norme tecniche e anche per specificare come gli edifici esistenti, che rappresentano un po' la sfida, sono soprattutto in Italia queste le principali opere che sono vulnerabili a questo tipo di problematica, quindi il miglioramento anche diciamo delle norme tecniche sul fronte del consolidamento e dell'adeguamento della struttura o delle infrastrutture alla vulnerabilità alla liquefazione. Questo schema è stato successivamente collegato ai diversi pacchetti di lavoro, quindi il VP2 all'interno del progetto, ho detto che sono 7 i pacchetti di lavoro tecnici più importanti, il VP2 è quello che si è occupato di zonazione, quindi se vogliamo di definizione del problema in Europa, e quindi vi verrà spiegato nel dettaglio come sono state definite queste mappe di micro, di macro e di mega zonazione. Il VP3 invece si è occupato principalmente di definire la vulnerabilità, quindi dei modelli di fragilità delle opere strutturali, delle infrastrutture, ma anche di opere di costruzioni in cemento armato, tanto per intenderci, alla tematica liquefazione. Il VP4 è il pacchetto di lavoro sperimentale di tutto il progetto, e quindi vi verrà illustrato nel dettaglio le tecniche sperimentali che sono state utilizzate per raggiungere gli obiettivi. Il VP5 è invece quello che si è principalmente occupato della resilienza e di come migliorare questa resilienza alla problematica di liquefazione intesa in senso lato. Il VP6 riguarda la messa a punto della piattaforma computazionale, che quindi integra tutti i prodotti ottenuti dai diversi pacchetti di lavoro. Il VP7, anche qui ultimo non per importanza, aveva l'obiettivo di validare i risultati ottenuti con i pacchetti di lavoro precedenti e proporre futuri miglioramenti anche a livello normativo. Sono state definite, per quanto riguarda le attività sperimentali, spendo solo più due parole in merito alle attività sperimentali, sono state definite in Europa 4 aree pilota, una in Emilia-Romagna, 4 aree pilota per la definizione della microzonazione sismica, cioè per poter applicare in concreto in queste 4 aree le tecniche per giungere a delle mappe di microzonazione sismica. Il sito italiano è quello che fa capo al comune di Cavezzo, poi c'è stato un sito in Portogallo, nei pressi di Lisbona, un sito nei pressi in Slovenia, non distante da Lubiana, e poi un sito in Turchia, nella regione del Marmara. Quindi per quanto riguarda l'Italia, l'Italia ha dato un contributo importantissimo al progetto, e in particolare questo contributo è arrivato dalla regione Emilia-Romagna. Vi ho già detto che il comune di Cavezzo è stato prescelto, e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i dirigenti del comune, a cominciare dal sindaco, per la massima disponibilità offerta. Il comune di Cavezzo è stato utilizzato come area pilota dove poter effettuare uno studio di microzonazione sismica. Poi il comune di Pieve di Cento, e ringrazio anche qua il sindaco Borsari per la massima disponibilità ad aiutarci ad individuare il sito dove è stato effettuato il campo prova. Campo prova che ha avuto lo scopo di sperimentare le tecniche, alcune delle tecniche di mitigazione del problema di liquefazione, e poi vi verranno dati dettagli su questo. E poi anche il comune di Terra del Reno, quindi con quelli che erano i comuni di Mirabello, di Sant'Agostino, la frazione di San Carlo, che hanno consentito la validazione dei risultati dello studio. Quindi davvero copiosa è stata la partecipazione attiva e proficua della regione Emilia-Romagna. Dal punto di vista sperimentale, come ho già detto, ma non entro nei dettagli, mostro solo questa diapositiva per dire che il campo prova ha rappresentato un po' fiore all'occhiello di tutto il progetto, è stato condotto con successo da Trevi,
che poi vi illustrerà meglio di me, più dettagliatamente di me, i dettagli tecnici. Sempre per quanto riguarda le attività sperimentali, non vorrei dimenticare un'altra importante campagna di indagini sperimentali, che è stata quella condotta da ISMGEO a Seriate, vicino a Bergamo, dove questa società ospita l'unica centrifuga geotecnica sismica esistente in Italia. Ne esistono solo 4 in Europa di centrifughe sismiche, e quindi la centrifuga e gli esperimenti in centrifuga sono stati una parte molto rilevante del progetto, perché hanno consentito di validare anche parte dei risultati ottenuti nel campo prova, ma non voglio darvi altri dettagli, vi verranno illustrati successivamente. E poi, in qualche modo anche questo ha fatto parte delle attività sperimentali, lo studio di validazione metodologica sulla valutazione del rischio da liquefazione condotto dall'Università di Cassino al sito, o meglio, nel comune di Mirabello. Sono stati selezionati 3 casi di studio, uno in Nuova Zelanda, uno in Giappone, quello in Italia è stato individuato nelle terre del Reno. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, ho quasi finito. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, è stato condotto a Pavia il 16 di ottobre del 2019, quindi pochi giorni dal termine del progetto, un incontro con la commissione tecnica incaricata dalla Commissione europea per l'aggiornamento dell'Eurocodice 8, e in particolare della parte 5 dell'Eurocodice 8, e in questa riunione è stata in qualche modo sono stati presentati i risultati più importanti del nostro progetto, e alcuni di questi sono stati recepiti nelle nuove norme tecniche europee, e quindi per noi anche questo è stato in qualche modo un motivo di orgoglio. Sul fronte della divulgazione dei risultati, a breve, diciamo nei prossimi mesi, sicuramente entro quest'anno, uscirà un numero speciale della importante rivista internazionale, il Bulletin of Earthquake Engineering, un numero speciale dedicato proprio ai risultati ottenuti da questo progetto. Quelli che adesso vi mostro sono 2 dei 13 articoli che verranno a costituire questo numero speciale in fase di pubblicazione, che dal punto di vista scientifico consentiranno appunto di descrivere nel dettaglio i risultati conseguiti dal progetto in tutti i suoi aspetti. Abbiamo fatto uno sforzo, insomma, e forse l'aspetto più rilevante di questo progetto è davvero il tentativo di studiare il problema da diversi punti di vista, e quindi anche questo numero speciale ha tentato appunto di riflettere la natura di questo progetto. Il guest editor di questo numero speciale è il professor Alain Pecker, e appunto mi confermava qualche giorno fa che siamo addirittura d'arrivo. Bene, io direi che con questa ultima diapositiva, che richiama tutti i partner del nostro progetto, concludo la mia presentazione. Perfetto. Allora, brevemente vi faccio vedere, questa è la mappa grosso modo delle zone coinvolte nel terremoto del 2012. I puntini neri che vedete sono i fenomeni di liquefazione che sono stati osservati in superficie, i simboli rossi sono le scosse principali del 20 maggio del 2012, in azzurro le scosse principali del 29 maggio. I fenomeni di liquefazione nella zona orientale di questa mappa sono associati alla scossa principale del 20 di maggio, mentre i fenomeni nella zona occidentale sono dovuti alla scossa principale del 29 di maggio. A San Felice sul Panaro si sono avuti fenomeni di liquefazione sia il 20 che il 29 maggio. Come vedete, quest'area è stata un'area in cui si sono osservati diffusi fenomeni di liquefazione, e quindi i partner italiani hanno chiaramente pensato di rivolgersi alla regione Emilia-Romagna, perché questo territorio offriva un laboratorio a cielo aperto, una vera palestra per allenarsi sul tema liquefazione. La liquefazione, qui vedete alcuni esempi di danni correlabili alla liquefazione, sono immagini che immagino avete visto già altre volte, e sostanzialmente
Fortunatamente non sono state correlate vittime al fenomeno della liquefazione, però bisogna riconoscere che la liquefazione ha aggravato di molto il quadro del danneggiamento e alcuni settori di alcuni centri abitati sono risultati inagibili per mesi e soprattutto ha comportato delle notevoli ricadute economiche perché ha ritardato di molto anche la ricostruzione, la riparazione e quindi ulteriormente ritardato la ripresa delle attività. Qui velocemente vi faccio vedere che la liquefazione, questi sono i due casi di San Felice sul Panaro, la liquefazione del 20 e del 29 di maggio, quindi concetto molto importante, la liquefazione può avvenire anche nei siti dove è già avvenuta. La stessa cosa era stata dimostrata dal professor Misko Kubrinowski proprio nel meeting di apertura di Liquefact il 3 ottobre del 2016, sempre in una sala della regione Emilia-Romagna, che aveva fatto vedere a Christchurch i ripetuti fenomeni di liquefazione osservati nella sequenza del 2010-2011 in Nuova Zelanda. Quali sono state le principali azioni della regione Emilia-Romagna sul tema liquefazione dopo il terremoto del 2012? Dunque, sono stati forse per la prima volta in Italia messi subito a disposizione dei contributi economici per realizzare interventi di mitigazione del rischio di liquefazione nelle aree dove erano risultati edifici inagibili e si erano osservati fenomeni di liquefazione e sono state anche emanate delle linee guida sulle tecniche di ritenute più idonee in base alle caratteristiche locali per questi interventi di mitigazione del rischio di liquefazione, sono state anche emanate delle linee guida per sulle indagini geotecniche da realizzare per la caratterizzazione del rischio di liquefazione e sulla documentazione tecnica da produrre a corredo dei progetti. Però a parte questo è apparso ben presto evidente la necessità di verificare l'efficacia di nuove tecniche, in particolare in presenza di edifici esistenti. E siccome appunto, come è stato detto, questo rientrava tra le finalità di Liquefact, chiaramente la Regione Emilia-Romagna si è subito dichiarata interessata ai risultati di questo interessante progetto e quindi aderito alla collaborazione che è stata richiesta. La collaborazione della Regione con i partner di Liquefact nella fattispecie è stata regolata da accordi approvati dalla Giunta regionale. Le prime azioni della Regione sono state appunto quelle di rendere disponibili le proprie banche dati e la cartografia e le competenze dei tecnici del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, ma anche dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012. Poi è stato importante anche il coinvolgimento delle amministrazioni locali, come già detto, come già ricordato dal professor Lai, alcune amministrazioni locali hanno proprio collaborato anche e agevolato la realizzazione delle attività sul sito. Prima di tutte, appunto, poiché il progetto prevedeva anche dei test a grandezza reale, una delle prime attività è stata l'individuazione di aree idonee per realizzare studi e campi prova. Le verifiche sperimentali riguardavano le tecniche di indagine, sia per la caratterizzazione del fenomeno e la definizione del rischio, le procedure di microzonazione sismica in aree suscettibili di liquefazione, la determinazione del rischio sismico in aree suscettibili di liquefazione e appunto, come abbiamo detto, l'efficacia di alcune tecniche di mitigazione. Allora, vediamo una per una azioni preliminari per queste attività sul campo. Criteri di scelta. Per selezionare l'area test per la microzonazione sismica, i criteri sono stati chiaramente individuare un'area dove ci fosse una quantità importante di fenomeni di liquefazione osservati,
dove ci fosse un danneggiamento importante, dove ci fosse una importante disponibilità di indagini, dove fossero disponibili studi di microzonazione sismica pregressi e dove ci fosse una varietà di ambienti deposizionali e contesti stratigrafici. Come è stato detto, il comune individuato con queste caratteristiche è stato il comune di Cavezzo, che tra l'altro aveva già chiesto, al momento quando è iniziato il progetto Liquefact, aveva già chiesto l'adeguamento e l'aggiornamento degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite dell'emergenza che erano stati realizzati in via speditiva per la ricostruzione post-sisma. Questo, diciamo, questa attività è stata regolata da un accordo di collaborazione tra Regione, Emilia-Romagna, Fondazione Eucentre, l'Università di Pavia con i dipartimenti di Ingegneria Civile e Architettura e Dipartimento di Scienze della Terra, il Comune e la Provincia di Modena. E questo sarà il tema della prossima presentazione. Inoltre hanno fornito contributi anche diversi altri enti come l'Università, il Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la sezione di Milano. E, l'analisi della condizione limite di emergenza è stata curata da colleghi dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, dalla provincia di Modena e direttamente dal comune. E qui vedete, diciamo, a mo' di esempio alcuni dei prodotti principali che verranno poi illustrati nel dettaglio nella presentazione successiva. Il campo prova. Il campo prova, la finalità, come è stata detta, era quella di caratterizzare il fenomeno della liquefazione anche con monitoraggi e verificare l'efficacia di alcune tecniche di mitigazione. E le attività previste appunto erano quelle di riprodurre artificialmente tramite una piastra vibrante montata su un autocarro di grandi dimensioni, quindi un mega shaker, era quella di riprodurre la liquefazione e monitorare attentamente il fenomeno nel tempo. I requisiti richiesti per questo campo prova era che ci fosse una facile accessibilità, che il campo prova però fosse anche lontano da edifici e infrastrutture per non arrecare ulteriori danni, che i terreni granulari saturi fossero prossimi alla superficie e di sufficiente spessore. Chiaramente l'attenzione è stata focalizzata nelle aree con i maggiori effetti sisma del 2012. E questo è, vedete, l'area del campo prova. Qui vedete in basso a sinistra le due prove penetrometriche rese disponibili dal collega geologo dottor Samuel San Giorgi, che ringrazio infinitamente per questo contributo, che faceva appunto vedere che i primi 6-7 metri di questo territorio erano costituiti da terreni granulari saturi, e in effetti qui vedete la zona, siamo nell'area nord del comune di Pieve di Cento, questo è il Reno, quindi siamo in un'ansa del fiume Reno, e tutti i puntini che vedete arancioni sono fenomeni di liquefazione osservati, e quindi in quest'area è stato realizzato il campo prova in questo terreno, e ringraziamo chiaramente i proprietari di questo terreno per l'importantissima opportunità offerta. Poi altri due accordi importanti, uno con l'Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale, che aveva sostanzialmente due finalità: l'analisi delle vulnerabilità di infrastrutture e strutture e l'analisi dei danni indotti da liquefazione, e poi l'analisi delle tecniche per la mitigazione dei danni da liquefazione. Per questo accordo sono risultati chiaramente fondamentali le banche dati disponibili in regione, cioè la banca dati dei danni, quindi quella delle schede Aedes, le banche dati dei progetti per la ricostruzione, le banche dati MUDE, Fenice, Sfinge. Lo studio ha ottenuto dei risultati molto importanti che saranno illustrati dal professor Di Ludovico successivamente.
e ha permesso di definire soprattutto, come ha detto anche il professor Lai, delle curve di fragilità per la stima del danno, però tenendo conto dell'indice di liquefazione, e a tal fine è stato definito anche un nuovo indice del potenziale di liquefazione, IAM, che è correlabile al cedimento indotto dalla dissipazione delle sovrappressioni. Poi sono state analizzate nel campo prova due tecniche di mitigazione di particolare interesse perché realizzabili in aree urbanizzate. Uno dei problemi principali era proprio quello di come realizzare interventi di mitigazione del rischio di liquefazione in presenza di edifici esistenti e di edifici limitrofi per non creare ulteriori danni alle strutture esistenti. E quindi l'attenzione si è focalizzata sui treni orizzontali e sulla parziale saturazione indotta. E questi test sono stati fatti sia lavorando a scala reale, quindi col campo prova in scala 1-1, ma come abbiamo visto anche in centrifuga sismica su modelli a scala ridotta. E la cosa importante è che adesso sono disponibili per queste due tecniche di intervento delle procedure di progettazione, cosa che prima non era disponibile. Poi c'è stato un altro accordo con l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, col Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, che aveva per oggetto la validazione di quanto affrontato in questo progetto, e in particolare l'analisi dei dati per la valutazione della vulnerabilità delle strutture e infrastrutture alla liquefazione, dei danni indotti e lo sviluppo di approcci metodologici finalizzati al miglioramento della resistenza. Anche qui sono state utilizzate le banche dati Aedes, Mude, Fenice e Sfinge e gli studi di microzonazione sismica disponibili. Lo studio pilota, come ha detto il professor Lai, è stato condotto nel comune di Terre del Reno, in particolare nelle frazioni di San Carlo e Mirabello, e ha permesso, la cosa importante è che la metodologia definita per la valutazione del rischio di liquefazione è una metodologia che si può ottenere con strumenti e procedure semplificate, facilmente implementabili su una piattaforma GIS e applicabile in maniera estensiva, e questa questo sarà il tema della presentazione di Modoni. Mi scuso che prima non ho detto che le presentazioni relative alle tecniche di mitigazione, ai test delle tecniche di mitigazione al campo prova, sono le presentazioni del professor Flora, del professor Fioravante Tali per quanto riguarda la centrifuga sismica, e il campo prova poi verrà illustrato da Luca Pingue di Trevi. Io concludo qui e chiaramente lasciatemi ringraziare tutti i colleghi del servizio, in particolare i colleghi informatici e gli ingegneri che ci hanno supportato nel mettere a disposizione le banche dati. Ringrazio moltissimo anche tutti i colleghi dell'Agenzia per la ricostruzione sisma 2012, e chiaramente i ringraziamenti vanno agli amici sul posto, a Luca Borsari che allora era assessore al comune di Pieve di Cento, oggi è sindaco di Pieve di Cento, che si è adoperato moltissimo per rendere disponibile la realizzazione del campo prova, ai proprietari, alla famiglia Govoni per aver concesso l'uso del terreno per il campo prova. Ringrazio Susi Baraldi e Agnese Malagoli del comune di Cavezzo per aver reso possibile lo studio pilota di microzonazione sismica, all'architetto Elena Melloni, all'epoca responsabile del settore lavori pubblici e urbanistica del comune di Terre del Reno, oggi invece direttore dell'area tecnica del comune di Crevalcore. Comunque è lei che ha reso possibile tutte le attività svolte a Sant'Agostino, San Carlo e Mirabello. Infine lasciatemi ringraziare le colleghe dell'ufficio Simonetta, che ha allestito gli atti di questa videoconferenza che troverete disponibili online, e Paola e Maddalena, senza le quali ovviamente questa videoconferenza non sarebbe stata possibile. Grazie per l'attenzione, ripasso la parola a Carlo Lai. Grazie Luca, e scusami ancora tantissimo per avere
sbagliato l'ordine delle successive presentazioni dopo la mia. Vorrei anche, avevo anch'io fatto una dimenticanza nei ringraziamenti che è abbastanza grave, volevo ringraziare la famiglia Govoni, davvero con sentito affetto per l'enorme disponibilità che hanno dato fin dall'inizio e anche direi anche l'entusiasmo, no Luca, che hanno messo all'inizio quando gli abbiamo proposto appunto di dare l'accessibilità al loro terreno per fare il campo prova. Bene, allora passiamo alle presentazioni delle persone che hanno lavorato diciamo all'interno del progetto come partner e cominciamo dalla professoressa Claudia Mesina, una cara amica che lavora come professoressa al Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente. Lei farà la prima parte della presentazione che riguarda la zonazione del rischio liquefazione e il suo intervento sarà poi, succederà quello dell'ingegnere Francesca Bozzoni che completerà quindi questa prima presentazione sui risultati del progetto. Quindi Claudia, vediamo il tuo schermo, la parola è tua. Grazie mille Carlo. Dunque, lo scopo della presentazione, che sarà condotta a due mani, inizio io ma poi passo la parola alla mia collega l'ingegner Francesca Bozzoni, è quello di illustrare i risultati ottenuti nell'ambito del progetto Liquefact sulla zonazione del territorio da rischio di liquefazione sia a scala europea e soprattutto però alla scala urbana, attraverso la descrizione delle fasi di studio in cui è stato articolato la microzonazione del territorio del comune di Cavezzo. Come ha già introdotto il professor Lai, la microzonazione è un fenomeno estremamente puntuale, quindi sito specifico, e quindi diciamo che è stata una grande sfida arrivare a quella che noi abbiamo chiamato mega zonazione del territorio. Però qual è il significato? La disponibilità di una mappa a scala continentale ma anche a scala nazionale del rischio di liquefazione è di grande utilità per gli amministratori del territorio sia a livello europeo che a livello nazionale per identificare quelle aree che sono potenzialmente a rischio. Questo potrebbe motivare poi l'interesse a redigere dei piani finalizzati a condurre ulteriori indagini su quei territori che sono ritenuti a maggior rischio. Questa è la metodologia che è stata messa a punto e che è stata utilizzata per produrre le varie carte. Abbiamo utilizzato dei metodi basati sul parere esperto, quella che viene chiamata Analytical Hierarchy Process, ovvero l'approccio della gerarchia analitica. Questo metodo ha permesso di ottenere quella che io qui ho chiamato suscettibilità alla liquefazione successivamente la carta del rischio di liquefazione a scala europea. Sono stati inoltre utilizzati anche dei metodi dei modelli di apprendimento automatico come per esempio la regressione logistica che è stata opportunamente calibrata sul territorio europeo e con questa metodologia abbiamo ottenuto la carta della pericolosità alla liquefazione con diversi tempi di ritorno. Allora, i dati di input sono stati, diciamo, tutti i dati geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismologici esistenti sul territorio europeo, già esistenti, quindi abbiamo preso i risultati sostanzialmente di altri progetti europei. Però all'interno dei dati che sono stati utilizzati e sottolineo il catalogo dei fenomeni di liquefazione, che invece è un prodotto originale del progetto Liquefact e che ha permesso, che è stato utilizzato anche per validare le carte ottenute. Per quanto riguarda i dati di input, sostanzialmente abbiamo utilizzato il database dei suoli che contiene europeo, che contiene delle informazioni sui litotipi. Per i proxy sulla densità del materiale abbiamo utilizzato la carta dell'EVS30. Per il grado di saturazione come proxy, vedete qui, ne abbiamo utilizzati diversi, la distanza dai corsi d'acqua piuttosto che la distanza dalle coste e alcuni indici topografici come il Compound Topographic Index che
sostanzialmente ci dice laddove c'è un ristagno d'acqua e quindi dove è più facile che il suolo si trova in condizioni di saturazione. E poi ovviamente abbiamo l'input sismico rappresentato dalla P-Ground Acceleration, dall'accelerazione di picco. Tutte queste carte sono state prodotte con una risoluzione di 900 metri. Allora, i risultati, passo brevemente ad elencarli. Dunque, prima cosa, la carta di suscettibilità è una carta che non considera l'input sismico, ma sostanzialmente è funzione solo delle condizioni litologiche e topografiche di un sito, può essere di utilità in quelle aree, magari non sismiche, ma dove ci può essere un'attività sismica indotta dall'attività antropica. La carta della pericolosità invece da liquefazione, qui ne viene rappresentata quella con un tempo di ritorno di 475 anni, ma sono state prodotte anche altre due carte con due differenti tempi di ritorno, specificatamente 975 anni e 2475 anni. Ecco, sottolineo ancora che queste sono carte che semplicemente servono a portare a conoscenza dove esiste il fenomeno della liquefazione. Per ottenere la carta del rischio si è fatta una sovrapposizione tra quella che era la carta della pericolosità che abbiamo visto prima e l'esposizione. Per l'esposizione sono stati utilizzati come proxy la densità della popolazione e la carta dell'uso del suolo derivata dal Corinne Land Cover. La carta che vedete è il risultato finale sostanzialmente del progetto, dove però sono stati applicati due filtri. Il primo filtro è il filtro geologico, cioè sono stati eliminati tutti quei territori nei quali non avevamo litotipi liquefacibili, quindi dove per esempio c'era roccia fiorante. Un secondo invece filtro è stato un filtro cosiddetto tra virgolette sismologico, cioè abbiamo eliminato tutte quelle aree dove la liquefazione non è possibile perché manca l'input sismico, quindi questo è stato il risultato finale. Adesso invece è la microzonazione. Questa è avvenuta a scala comunale, ha interessato il comune di Cavezzo, che è stato uno dei quattro siti campioni, quattro aree pilote del progetto Liquefact. Sottolineo ancora che ovviamente tutto è stato possibile grazie a questa collaborazione veramente molto attiva con Regione Emilia-Romagna, con la provincia di Modena e col comune di Cavezzo. La metodologia che è stata utilizzata si articola in questi sei punti, io parlerò dei primi tre, poi mi succederà la collega Francesca. Partiamo dalla caratterizzazione ovviamente geologico, geomorfologico, idrogeologico del territorio comunale, la campagna di indagine, la definizione del modello del sottosuolo geologico, sismo stratigrafico, la definizione di quelli che sono l'input sismico, l'analisi della risposta sismica locale e la microzonazione in relazione al rischio sismico. Scusate, alla liquefazione. La prima fase è consistita nell'identificazione delle unità geomorfologiche. Siamo in un'area di pianura e qui spiccano i dossi fluviali lungo i quali troviamo allineati tutti quei puntini rossi che non rappresentano altro che i fenomeni di liquefazione avvenuti a Cavezzo durante la seconda scossa del 29 maggio del 2012. L'importanza della geomorfologia dell'area è chiara, penso a livello nazionale e internazionale. L'evento del 2012 l'ha ulteriormente ribadito, la liquefazione non avviene a caso, ma appare concentrata in corrispondenza di certe forme morfologiche che poi stanno ad indicare la presenza di certi litotipi. Quindi questa è stata la nostra base di partenza poi per tutte le altre elaborazioni. Ci tengo ancora a sottolineare che tutta la parte di ricostruzione del modello del sottosuolo è avvenuta in collaborazione con l'Università di Modena e specificatamente il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche con i colleghi Daniela Fontana, Stefano Lugli e Doriano Castaldini. Il potenziale di liquefazione è strettamente dipendente dalla posizione della falda. Questo è un parametro veramente delicato. Qui abbiamo condotto due campagne di indagine per misurare per ricostruire la superficie piezometrica in un periodo secco e umido. La falda qui nel comune varia da piano campagna in prossimità del fiume Secchia fino a un massimo di 4 metri nella zona settentrionale con delle oscillazioni stagionali e annuali attorno ai 2 metri e mezzo.
Per quanto riguarda la campagna di caratterizzazione, beh, qui avevamo la fortuna di partire già da dal database veramente ottimo della regione Emilia-Romagna, che è una delle regioni sicuramente più virtuose in questo senso. Quindi avevamo già questi dati, abbiamo ulteriormente digitalizzato e raccolto i dati del MUDE post evento 2012, ma tuttavia è stata effettuata durante il progetto Liquefact un'ulteriore campagna di indagine atta ad aumentare, quindi migliorare le conoscenze geologiche, stratigrafiche, sismologiche dell'area. In particolare durante il progetto Liquefact sono state condotte due campagne di indagine. Nella seconda campagna hanno partecipato anche gli NGV e l'OGS. È stata inoltre finanziata un'ulteriore campagna di indagine da parte del Comune di Cavezzo e dalla Regione Emilia-Romagna e ha finanziato una campagna anche EUSENTRE. Avevamo a disposizione insomma parecchi dati che ci sono stati utilissimi per ricostruire il modello del sottosuolo. Anche qui abbiamo messo a punto una metodologia che parte sostanzialmente dalle unità geomorfologiche che vi ho indicato prima. Ciascuna di esse è stata caratterizzata dal punto di vista litostratigrafico utilizzando sia i sondaggi, ma di sondaggi ne avevamo comunque pochi, perché anche se ne abbiamo fatti durante il progetto, comunque ne restavano, cioè ne avevamo circa una decina, tra l'altro molto concentrati nella zona dei dossi fluviali, ma qui c'erano centinaia e centinaia di prove penetrometriche, sia quelle con punta meccanica, sia quelle con punta elettrica, le classiche anche CPTU. Ciò ha permesso di suddividere quindi ulteriormente queste unità geomorfologiche in unità geologico-tecniche oppure di accorpare quelle unità geomorfologiche che risultavano omogenee dal punto di vista della liquefazione. Queste unità geologico-tecniche non sono nient'altro che le MOPS, cioè le unità, le microzone omogenee dal punto di vista sismico, in particolare omogenee dal punto di vista della liquefazione. Per quanto riguarda le prove penetrometriche, qui bisogna forse sottolineare alcune cose. Le prove penetrometriche le abbiamo interpretate dal punto di vista stratigrafico, utilizzando l'indice CONCI, che è il cosiddetto Soil Behavior Type Index. Questa è un'approssimazione, perché sappiamo che questo Soil Behavior Type Index rappresenta il comportamento del terreno, quindi che può essere tipo sabbia o tipo argilla. Quindi questa può essere considerata un'approssimazione. Ecco, comunque l'interpretazione di queste prove penetrometriche non è indolore, c'era tutta una problematica già conosciuta, di cui però che il progetto non ha affrontato, riguardante le prove penetrometriche meccaniche, ma noi ci siamo concentrate soprattutto su quelle elettriche con punta elettrica, che avevano il grosso problema di non riconoscere i terreni misti, e per questo noi abbiamo messo a punto una correzione dell'indice ICON-C atta proprio a migliorare quindi l'interpretazione e l'identificazione di quei livelli che magari contengono sabbia però intercalata con dell'argilla. E qui vedete le classi quindi litologiche che sono state ricavate dall'indice ICON-C utilizzando la classificazione proposta da Kubrinowski. Questo è il modello finale che abbiamo ottenuto, ha interessato il modello geologico, geologico-tecnico, ha interessato i primi 30-40 metri, del resto sono quelli, la liquefazione interessa i primi 15-20 metri. Ha una risoluzione verticale di mezzo metro. Quindi abbiamo ricavato 9 MOPS, 9 unità geologico-tecniche, quindi omogenee dal punto di vista della liquefazione. A ciascuna di queste è associata una descrizione litologica, quindi un profilo litostratigrafico, l'appartenenza ad un ambiente di sedimentazione e un profilo del Soil Behavior Type Index. E con questo avrei finito la mia parte e quindi lascerei la parola all'ingegner Bozzoni. Buongiorno a tutti, illustrerò in questa seconda parte della presentazione gli sforzi condotti dall'unità di ricerca di Pavia, che abbiamo visto quindi composta sia dall'Università di Pavia con due dipartimenti che dalla Fondazione EUSENTRE di cui faccio parte, sulla microzonazione del rischio di liquefazione sismo indotto e quindi con l'applicazione al Comune di Cavezzo. Queste sono le fasi principali in cui si articola l'approccio metodologico che abbiamo messo a punto per zonare a scala comunale il potenziale rischio di liquefazione. Sono già stati precedentemente illustrati le prime fasi dalla collega professoressa Claudia Mesina, io mi concentrerò invece sulla parte di costruzione del modello sismostratigrafico, dell'esecuzione delle analisi di risposta sismica locale
locale per 3 periodi di ritorno per condurre una microzonazione dello scuotimento sismico a scala comunale. Per condurre questo tipo di analisi sono stati opportunamente selezionati gli accelerogrammi che costituiscono tra l'input sismico in termini di 7 gruppi di accelerogrammi, di 3 gruppi da 7 di accelerogrammi compatibili col contesto sismotettonico e agli spettri di riferimento in accordo alla normativa vigente. Queste fasi possono essere considerate in qualche modo propedeutiche al cuore di questa presentazione, che è la zonazione, appunto la microzonazione del territorio comunale di Cavezzo per il rischio di liquefazione. Per condurre appunto le analisi di risposta sismica locale e quindi poi calcolare lo scuotimento sismico è stato necessario mettere a punto un modello sismostratigrafico. Tale modello è stato sviluppato come modello pseudo tridimensionale, quindi un modello in cui per una griglia equispaziata di punti che copre il territorio comunale di Cavezzo sono stati definiti dei modelli monodimensionali, quindi dei profili di velocità di propagazione delle onde sismiche, in particolare delle onde di taglio VS, per ciascun punto di questa griglia. La griglia comprende circa 3.000 punti e copre l'intero territorio comunale di Cavezzo. Il modello sismostratigrafico è stato generato grazie anche ai risultati delle campagne di indagini condotte con la collaborazione dell'INGV, la sede di Milano, e anche con la collaborazione dell'OGS. Questo tipo di modello è particolarmente adatto nei casi in cui si ipotizzi una debole eterogeneità laterale, come appunto è il caso del territorio comunale di Cavezzo. Il modello sismostratigrafico è stato quindi reinterpretato congiuntamente con il modello geologico che ha precedentemente illustrato e mostrato Claudia, al fine di ottenere un modello geotecnico sismico, quindi per ciascun deposito di terreno, quindi ciascuna unità litostratigrafica individuata all'interno del territorio comunale, sono state assegnate delle curve di decadimento del modulo di taglio del coefficiente di smorzamento ai diversi litotipi. Sulla base di questo modello geotecnico sismico sono state condotte delle analisi di risposta sismica locale monodimensionali. È stato utilizzato un approccio lineare equivalente, che è un approccio in grado di cogliere un comportamento moderatamente non lineare dei depositi di terreno. Possono essere considerate analisi pseudostocastiche, cioè affidabilistiche, in quanto tengono conto dell'incertezza dei parametri in ingresso, intendo sia dei parametri geotecnici, sia dei parametri del modello sismostratigrafico e anche appunto dell'input sismico di riferimento. Grazie all'esecuzione di questo tipo di analisi, stiamo parlando di oltre 200.000 analisi, abbiamo potuto calcolare le mappe di scuotimento, quindi ottenere delle mappe dei fattori di amplificazione per diversi periodi di ritorno, quindi 475 anni, 975 anni e 2475 anni, considerando diversi parametri rappresentativi dello scuotimento sismico. In questa diapositiva sono mostrati a titolo di esempio alcune delle mappe calcolate, ad esempio in questo caso per il fattore di amplificazione relativo al picco di accelerazione, quindi la cosiddetta PGA. È interessante notare la sovrapposizione delle MOPS che ha illustrato la professoressa Mesina nella sua presentazione rispetto appunto poi ai valori del fattore di amplificazione che sono stati calcolati per il territorio comunale. Ovviamente per ciascun punto di questa griglia, quindi come dicevo prima oltre 3.000 punti, ovviamente sono stati calcolati anche gli spettri di risposta in accelerazione. In questa diapositiva è mostrato un esempio. Le fasce, diciamo la fascia grigia, quindi gli spettri calcolati, portano in qualche modo l'incertezza dei parametri associati appunto all'input. Queste fasi, come detto nell'introduzione, sono propedeutiche alla microzonazione del territorio comunale per il rischio di liquefazione.
È ben noto appunto che il potenziale rischio di liquefazione è determinato dalla convoluzione di due componenti principali, che sono da un lato la capacità del terreno di resistere al fenomeno della liquefazione, dall'altro la domanda sismica, quindi lo scuotimento sismico. Ci sono diversi metodi con cui si può valutare la capacità del terreno a resistere al fenomeno di liquefazione. È chiaro che per i nostri scopi, quindi per la microzonazione di un territorio comunale, dobbiamo accettare alcuni compromessi, per cui sono state applicate le cosiddette correlazioni di campagna, ovvero quelle correlazioni che consentono di legare la capacità del terreno di resistere al fenomeno della liquefazione ai risultati ottenuti da prove in situ, in particolare prove penetrometriche, sia statiche che dinamiche, e diciamo in via ancora un po' ancora sperimentale, possiamo dire, anche i risultati di misure geofisiche della VS. Questo tipo di valutazione può essere condotto a diverse profondità del terreno a partire dal piano campagna, sia in termini deterministici, quindi mediante il calcolo del fattore di sicurezza, che è il rapporto tra appunto la capacità e la domanda, sia in termini probabilistici mediante il calcolo della probabilità di liquefazione. Tipicamente poi, quando è necessario mappare il rischio di liquefazione a scala urbana, questi due fattori, fattore di sicurezza e probabilità di liquefazione, vengono integrati lungo una verticale al fine di avere degli indicatori che rappresentano appunto il potenziale di rischio di liquefazione lungo la verticale, come viene mostrato in questa diapositiva. Abbiamo utilizzato nell'ambito del progetto Liquefat sia gli indicatori più consolidati della letteratura, come l'indice del potenziale di liquefazione LPI, ed anche indicatori più recenti, come ad esempio il Liquefaction Severity Number, che è meglio correlato agli effetti della manifestazione di questi fenomeni, ad esempio i cedimenti. Ci tengo a sottolineare che, come appunto precisato inizialmente, i metodi empirici e semi-empirici sono affetti da incertezza. Ci sono tra l'altro nella letteratura tecnica diversi metodi, ad esempio per le prove CPT. Adesso stiamo considerando le prove CPT perché ovviamente nel comune di Cavezzo, come ha ricordato la collega Claudia Mesina, sono disponibili una notevole quantità di prove, stiamo parlando di circa 450 prove CPT abbastanza distribuite sul territorio comunale. Quindi l'idea è stata quella di mettere a punto un approccio, in questo caso un alberologico, per consentire l'utilizzo di diversi metodi consolidati della letteratura, tenendo quindi conto dell'incertezza epistemica associata a ciascun modello. L'alberologico che abbiamo proposto come unità di ricerca di Pavia si articola in due rami. Questo ramo fa riferimento ai metodi empirici e semi-empirici, e il secondo ramo invece fa riferimento ai metodi basati sulla teoria dello stato critico. Chiaramente nella banca dati GIS che abbiamo costruito per il territorio comunale di Cavezzo, che include appunto oltre 1000 prove, una buona parte di prove penetrometriche statiche sono state eseguite con computa meccanica, per cui sono state corrette di nuovo utilizzando dei metodi disponibili nella letteratura. Infine abbiamo anche provato ad utilizzare l'importante quantità di dati ottenuti da prove geofisiche, quindi effettuando una valutazione del potenziale rischio di liquefazione a partire dai dati VS. L'alberologico che adesso ho illustrato di fatto rappresenta il motore di un algoritmo più ampio e più complesso che abbiamo messo a punto a Pavia, che consente di eseguire simulazioni in Monte Carlo per valutare appunto in termini veramente probabilistici il potenziale rischio liquefazione di un territorio comunale.
Quindi le simulazioni Monte Carlo consentono di effettuare un certo numero di simulazioni. In ogni simulazione i parametri di input sono ottenuti da distribuzioni probabilistiche che sono assegnate appunto a quelle variabili in ingresso ritenute affette da maggiore incertezza. Nel nostro caso abbiamo considerato il livello di falda, che come ha illustrato Claudia è un parametro fondamentale in questo genere di valutazioni. Abbiamo considerato un'incertezza anche sul valore soglia dell'ICC, dell'indice di comportamento del terreno, che discrimina tra i terreni che si comportano come sabbie sand-like e come argille clay-like, e anche ovviamente l'incertezza sulla domanda sismica, quindi andando a beneficiare delle analisi stocastiche di risposta sismica locale che abbiamo condotto per il territorio comunale. In questo caso il numero di simulazioni viene determinato quando i risultati vanno a convergere, come mostrato in questo grafico. Nel nostro caso questo è avvenuto dopo circa 1000 simulazioni. I risultati ottenuti appunto dall'applicazione di questi algoritmi, che abbastanza innovativi, è questa, di fatto questa mappa che viene mostrata, in cui viene mostrato l'indice del potenziale liquefazione, il classico nella formulazione di Solmez del 2003. Ci tengo a sottolineare che il calcolo ovviamente è stato fatto punto per punto dove erano disponibili le prove. L'interpolazione spaziale è stata eseguita con degli algoritmi della geostatistica che consentono appunto di tenere conto, quando si va a ottenere una mappa continua, delle incertezze associate appunto ai valori integrati. Questa mappa è relativa al periodo di ritorno di 475 anni e a questa mappa sono state sovrapposte le ubicazioni dei casi di liquefazione avvenuti nel 2012, che sono i triangoli neri. Questo perché abbiamo associato alla sequenza sismica del 2012 un periodo di ritorno di circa 500 anni, quindi questo confronto, questa validazione è possibile per questa ragione. Il confronto è abbastanza incoraggiante perché le zone a maggiore rischio corrispondono anche con l'ubicazione dei casi di liquefazione del 2012. Ovviamente i risultati sono stati forniti utilizzando diversi indicatori. In questo caso si mostra la mappa del Liquefaction Severity Number, che è questo indicatore introdotto più recentemente, tra l'altro, da ricercatori neozelandesi proprio a seguito della sequenza sismica che ha colpito la regione di Christchurch nel 2010-2011. E poi un'applicazione abbastanza appunto di ricerca dell'utilizzo basato sui metodi che utilizzano i dati provenienti da prove geofisiche, in particolare l'ABS. Devo dire che nel caso dell'applicazione al comune di Cavezzo, tutto sommato i risultati sono abbastanza incoraggianti. Di nuovo le mappe del potenziale rischio di liquefazione sono sovrapposte, in questo caso ai puntini neri, che sono i casi di liquefazione del 2012. Infine, per alcuni selezionati siti all'interno del comune di Cavezzo, come nel caso del sito della scuola Docivello di Cavezzo, abbiamo anche condotto delle analisi numeriche avanzate, quindi analisi in spazi efficaci, che sono in grado di riprodurre il comportamento dei terreni in caso appunto di depositi suscettibili al fenomeno della liquefazione. Abbiamo condotto dei confronti tra i risultati dell'applicazione di questi approcci avanzati sia con i metodi semplificati sia con i casi di liquefazione del 2012. Tutto sommato le analisi avanzate confermano le buone predizioni che abbiamo condotto con i metodi semplificati. È necessario dire che ovviamente l'esecuzione di questo genere di analisi offre ovviamente grandi possibilità in termini della riproduzione del comportamento non lineare dei depositi di terreno. D'altra parte occorre però una caratterizzazione geotecnica piuttosto spinta per andare a determinare i parametri necessari per l'applicazione di modelli costitutivi avanzati.
chiudo la presentazione menzionando alcune delle pubblicazioni scientifiche che sono già disponibili, sono consultabili sia sul fronte della megazonazione a scala europea che ha illustrato Claudia, sia per quanto riguarda l'applicazione al comune di Cavezzo, e concludo in particolare evidenziando le linee guida tecniche che ha menzionato anche il professor Lai, che sono già consultabili e disponibili sulla rivista Bulletin of Earthquake Engineering. È uno sforzo congiunto sia dell'unità di ricerca di Pavia, ma anche delle altre unità di ricerca all'interno del progetto Liquefact, che si sono occupati di microzonazioni, in particolare i colleghi portoghesi, i colleghi sloveni e i colleghi turchi. Concludo menzionando i prodotti in qualche modo che dovrebbero a breve essere disponibili, quindi la mappa della suscettibilità liquefazione a scala europea che ha menzionato Claudia nella sua presentazione. Francesca, chiudiamo perché siamo molto in ritardo. Sono all'ultima slide. Il catalogo appunto interattivo dei casi di liquefazione che è già stato brevemente introdotto dal professor Lai. Grazie per l'attenzione. Grazie Francesca, grazie anche a Claudia. Come accennavo, siamo con un gravissimo ritardo che abbiamo accumulato quasi un'ora, forse addirittura più di un'ora. Prima di passare la parola al professor Marco Di Ludovico, che ci illustrerà gli interessanti risultati ottenuti anche in campo strutturale, volevo ricordare a tutti i partecipanti che nel progetto era previsto il lavoro di un advisory group, un gruppo consultivo di cui ha fatto parte il professor Misko Kobrinowski, che è stato citato più volte, e volevo, è doveroso spendere una parola di sincero ringraziamento al professor Kobrinowski per tutta l'assistenza che ci ha fornito durante il progetto nelle diverse fasi, che sono poi culminate con una missione in Nuova Zelanda, dove ci è stato consentito di presentare i lavori del progetto Liquefact a un pubblico anche internazionale che ha partecipato al convegno nazionale neozelandese di ingegneria sismica. Adesso passo invece la parola, come accennato, al professor Marco Di Ludovico, che entrerà nel merito dei risultati ottenuti anche in ambito strutturale. Prego Marco. Grazie, credo si veda la presentazione e sì. Cercherò di essere nei tempi. Brevemente però non posso non ringraziare la Regione Emilia per il supporto continuo che ha fornito e che ha consentito lo sviluppo di questo studio, così come ribadire che questo studio è il frutto di un lavoro che ha visto una collaborazione sinergica tra il Dipartimento di Strutture e la parte di Geotecnica, e quindi io semplicemente oggi ho il piacere di presentarvi questi risultati, che però sono stati frutto di una collaborazione tra me, il professore Prota, il professore Flora Bilotta e Anna Chiara Donna, che sono tutti autori di questo studio. Vado nel merito di quello che è stato il nostro studio, che ha mirato ad analizzare quali fossero gli effetti della liquefazione sulle strutture. Evidentemente, per raggiungere questo obiettivo e approfondire questo aspetto, era fondamentale poter avere accesso a tutte quelle che sono state le documentazioni prodotte in fase di ricostruzione post-sismica, e quindi è stato immediatamente posto in essere un accordo scientifico tra l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e la Regione Emilia-Romagna, che, ripeto, ha dato un supporto straordinario. Ringrazio il dottor Martelli, ma tutto il suo staff, per il continuo supporto che ci hanno fornito e che ha consentito noi, al nostro gruppo, di poter quindi ricavare dei dati su edifici che noi abbiamo qui etichettato in due modi: edifici che io chiamerò LG, cioè edifici che sempre in muratura evidentemente, sui quali è stato previsto nella fase di ricostruzione un contributo economico per danno indotto da liquefazione, e ricordo che le ordinanze prevedevano uno specifico potenziale incremento fino all'ordine del 15% laddove vi fossero degli evidenti fenomeni di liquefazione. Anche questo è un aspetto molto interessante, per cui si occupa di procedure e legislazione post-sismica. Quindi abbiamo analizzato un gruppo di edifici
soggetti a liquefazione, 116, e circa 1000 edifici sui quali invece la ricostruzione è stata legata a danni prettamente indotti da azioni inerziali, quindi dove il fenomeno di liquefazione o non si è verificato o si è verificato in strati molto molto profondi, per cui non ha prodotto effetti sulle strutture. Questo ci ha consentito di analizzare più di 1100 edifici, pratiche di ricostruzione, andando a reperire, grazie al supporto con la Regione Emilia, dati relativi al livello e all'estensione del danno sulle componenti strutturali e non strutturali, andando a visionare la scheda ELES, che è lo strumento che si utilizza in fase di supervisione dei danni indotti dal sisma, andare a studiare, analizzare report fotografici del danno, rilevare i dati delle prove distruttive e non distruttive sui materiali sul terreno, tutto ciò per poter in qualche modo dare risposta a tre macro domande che ci siamo poste all'inizio di questo studio, che sono qui sintetizzate e richiamate. La prima è: quanto il danno indotto da liquefazione sia chiaramente distinguibile su una struttura. La seconda domanda alla quale abbiamo provato a dare una risposta è quanto il danno da sisma puro, cioè senza liquefazione, chiamiamolo così, da forza inerziale, è diverso, più o meno importante, più o meno severo rispetto al danno, diciamo, indotto dalla liquefazione. E poi il terzo grande obiettivo era quello di iniziare a guardare alla possibilità di redigere delle curve di fragilità, ovvero delle curve attraverso cui correlare un parametro di liquefazione alla probabilità di attingimento di diversi livelli di danno. Questi i tre le tre macro domande a cui dare una risposta. Siamo partiti andando ad analizzare il danno indotto dal fenomeno di liquefazione alle strutture, quindi redigendo delle vere e proprie schede per ogni edificio in cui fossero richiamati un po' tutti i dati salienti, quindi le piante in elevazione, i prospetti, le sezioni, le foto del danno, la localizzazione del danno, un'analisi del danno, in modo tale da poter avere idea di quanto effettivamente il fenomeno avesse impattato sugli edifici, sulle sovrastrutture. E abbiamo quindi poi distinto diverse tipologie di danno. Come ben noto a chi si occupa di sismica, evidentemente sulle strutture il danno indotto dalle azioni inerziali è stato prettamente legato a fenomeni di ribaltamento incipiente di facciate, laddove la connessione tra le murature era non particolarmente presente, o danni tipici da sisma sono laddove non si attingono fenomeni di ribaltamento, sono le lesioni, le cosiddette a croce di Sant'Andrea, che sono chiaramente testimonianza di una carente capacità di resistenza a taglio della muratura portante. Fessure e meccanismi di danno ampiamente trovati nella documentazione fotografica degli edifici dove non c'è stata liquefazione. Nelle pratiche relative ai edifici dove invece evidentemente si è rilevato un problema di liquefazione, ovviamente il primo e più grave fenomeno di danno è quello della rotazione rigida dell'edificio. Nei casi più gravi evidentemente ci sono state diverse pratiche in cui abbiamo avuto evidenza empirica di questo tipo di problematica. Così come in altri casi alcuni quadri fessurativi che non sono chiaramente riconducibili all'evento sismico senza effetto della liquefazione, quindi quadri fessurativi che chiaramente denunciano la presenza di cedimenti localizzati e che in qualche modo sono riconducibili e fanno capire anche dove il terreno ha ceduto. E quindi riporto qui alcune semplicemente dei casi più eclatanti dove era evidente il fenomeno di la correlazione tra il quadro fessurativo e il problema di liquefazione, con fessure per esempio orizzontali che sono chiaramente non riconducibili a problemi di forza inerziale, ma chiaramente legate a cedimenti localizzati, come anche in questo caso evidentemente ci sono delle fessure diagonali in una sola direzione che non sono riconducibili a un evento sismico che tipicamente, essendo ciclico, procura delle lesioni diagonali in entrambe le direzioni. È però interessante anche notare che in alcuni casi si è rilevato un quadro fessurativo che in qualche modo presentava sia
quelle che sono le casistiche tipiche di problematiche da sisma per forze inerziali, se vogliamo così chiamarle, sia le problematiche tipiche di cedimenti di fondazione e quindi di liquefazione. Ovvero in alcuni casi non era così facilmente distinguibile il danno da liquefazione o il danno da sisma per forze inerziali. E quindi è stato anche possibile capire che in sostanza, in funzione della problematica di quanto la liquefazione si sia attivata o meno, il danno può essere stato completamente, il quadro fessurativo può essere stato completamente diverso. Cioè, noi abbiamo che in caso di mancato fenomeno di liquefazione, abbiamo evidentemente un input sismico che produce delle forze orizzontali che portano ad una deformazione della struttura di questo tipo, ovvero ad un incremento poi sulla struttura di quelle che sono le accelerazioni e gli spostamenti, diciamo, di piano, gli interstitial drift, quindi si ha un incremento legato poi all'effetto della struttura. È chiaro che invece se durante l'effetto sismico si attiva immediatamente la liquefazione, questo dipende un po' dall'input sismico che è chiaramente diverso zona per zona, è chiaro che laddove la liquefazione si attiva immediatamente, la liquefazione funge da filtro, per cui sostanzialmente abbiamo che poi sulla struttura abbiamo delle accelerazioni che si riducono, degli spostamenti di interpiano che si riducono e quindi avremo un quadro fessurativo che è prettamente legato a problemi di rotazione rigida o di cedimenti. Quindi in questo caso, se la liquefazione avviene subito, è chiaro che poi la parte di danno da sisma viene a non esserci più perché c'è un filtro, c'è un isolatore naturale che è proprio il terreno che liquefa. Viceversa, ci sono stati anche dei casi in cui abbiamo avuto che il fenomeno si è attivato più tardi e quindi abbiamo per un momento, per un periodo dell'accelerazione, per un certo arco temporale non c'è stata liquefazione, quindi ci sono state delle amplificazioni che hanno portato dei danni da forza inerziale, poi laddove si innesta la liquefazione, chiaramente si ha uno smorzamento delle azioni sulla struttura, però si hanno dei cedimenti. Quindi un'analisi che ci ha consentito di capire quanto poi ci possano essere delle interazioni e che ci ha portato al secondo aspetto, ovvero come definire anche numericamente, quantitativamente, come valutare in maniera comparativa il danno nei casi in cui non c'è liquefazione o nei casi in cui si è rilevato il problema della liquefazione. Come detto, per portare avanti questa analisi abbiamo sostanzialmente analizzato due macro gruppi di edifici, quelli fondati su terreni dove si è avuto un evidente fenomeno di liquefazione, qui chiamati con LG, e quelli invece dove questo fenomeno non si è riscontrato in maniera chiara. E l'analisi di cui vi porto i risultati riguarda i comuni di San Carlo e Mirabello, dove abbiamo potuto raccogliere dati su 750 edifici, dove avevamo a disposizione tutti i dati necessari per l'elaborazione, sia in termini di dato di danno, sia in termini di dato di caratteristiche del terreno, e quindi avevamo a disposizione tutto ciò che era necessario per portare avanti il nostro studio. Che cosa abbiamo fatto? Per analizzare in maniera comparativa gli edifici cosiddetti con problemi da liquefazione e senza problemi indotti dalla liquefazione, abbiamo innanzitutto cercato di capire quanto questi due campioni di, ripeto, 100 edifici e 650 edifici fossero analizzabili in maniera comparabile. Innanzitutto, quindi, quanto avessero subito delle accelerazioni compatibili e comparabili. E dall'analisi delle shake map dell'evento del 20 maggio e del 29 maggio abbiamo potuto rilevare la PGA nell'area dove erano localizzati i nostri edifici e confrontare in questi grafici, sia per l'evento del 20 maggio che per quello del 29 maggio, la distribuzione di PGA che si è rilevata sugli edifici del campione LG e del campione UG. Se andiamo a vedere la distribuzione cumulata dei due campioni, vediamo che sostanzialmente le due curve non differiscono in maniera significativa tra loro, e ciò è indice del fatto che le accelerazioni
subite dagli edifici dei due campioni sono molto, molto prossime tra loro e quindi non c'è stata un'evidente differenziazione dovuta alla localizzazione, bensì ovviamente i due campioni sono comparabili e le accelerazioni sono in un range tra 0,13 e 0,18 G. Quali altri parametri possono fare la differenza nella risposta degli edifici? Evidentemente macro parametri importanti sono l'età di costruzione e il numero di piani, quando andiamo a correlare la prestazione sismica di un edificio nei riguardi delle sue caratteristiche. E quindi lo stesso tipo di analisi è stata condotta confrontando per i due campioni l'età di costruzione e il numero di piani e vedendo anche qui ancora una volta col trend cumulato che sostanzialmente non c'erano grandi differenze. Quindi abbiamo due macro campioni di dati comparabili in termini sia di azione, quindi di domanda sismica, sia di vulnerabilità in termini di età di costruzione e numero di piani, che chiaramente sono i parametri più facilmente rilevabili e correlabili alla vulnerabilità. Per quanto riguarda anche la qualità muraria, i due campioni presentavano caratteristiche molto simili, con prevalenza di muratura di buona qualità, e pertanto, una volta accertato che i due campioni fossero comparabili, abbiamo analizzato in maniera comparativa invece il danno empirico che è stato rilevato attraverso l'analisi dei dati delle schede AEDES, che è la scheda che viene normalmente utilizzata per andare a rilevare il danno in fase post-sismica. In particolare si è focalizzata l'attenzione sulla parte della scheda che riporta livello ed estensione di danno alle componenti strutture verticali, solai, scale, coperture, tamponature e tramezzi, con diversi livelli di danno che vanno da un danno nullo di 0 fino a un danno sempre più severo di 4 di 5, che corrisponde al crollo parziale o totale. Ovviamente di 1, di 2, di 3 sono livelli di quadri fessurativi man mano più evidenti e severi. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo comparato il danno che è stato rilevato empiricamente sulle sovrastrutture andando a vedere che cosa è successo sul campione di edifici dove non c'è stata liquefazione o sul campione di edifici dove invece è stato rilevato un problema di liquefazione. Da questo grafico comparativo si vede che sostanzialmente la curva blu è un po' più spostata verso destra, il che dice che gli edifici dove c'è stata liquefazione hanno sostanzialmente avuto un quadro fessurativo più severo, quindi che il fenomeno della liquefazione è in qualche modo impattato rendendo più grave il danno sulle parti strutturali, sulle strutture verticali. E questo fenomeno può essere, diciamo, riscontrato in maniera del tutto analoga anche su tutte le altre componenti. Quindi questo ciò ci dice che evidentemente la liquefazione è un fenomeno che comunque porta poi sulla sovrastruttura dei problemi e dei danneggiamenti anche superiori a quelli che tipicamente ci attendiamo in caso di evento sismico. E abbiamo tentato di capire meglio quanto questi danni fossero poi correlabili ai parametri di vulnerabilità, per cui noi tipicamente sulle strutture sappiamo che la vulnerabilità è legata alle caratteristiche della muratura, quindi quanto la muratura è di buona qualità e quanto sia regolare, e che la vulnerabilità è legata alla tipologia di strutture orizzontali, laddove ovviamente più sono rigide, più consentono un trasferimento delle azioni a tutte le murature, tanto meno la struttura è vulnerabile, quanto più invece abbiamo strutture che non hanno un comportamento scatolare, tanto più c'è un effetto sulla vulnerabilità. E quindi sul campione di edifici dove non c'è stata evidenza di liquefazione, abbiamo visto che partendo dalle classi da più alta vulnerabilità alle classi a vulnerabilità più bassa, il danno qui computato attraverso un parametro chiamato DF, fattore globale di danno, che tiene conto in qualche modo è una sommatoria dei danni empirici ottenuti sulle diverse componenti strutturali pesati per un gamma, ebbene si vede chiaramente un trend, cioè laddove l'edificio è meno vulnerabile il danno empirico riscontrato è più basso. E qui si vede per le diverse categorie quanto questo accada. Viceversa,
nel campione di edifici dove si è rilevata liquefazione, questo trend così netto tra vulnerabilità e danno medio empirico non è rilevabile. Perché? E la spiegazione che ci siamo dati è perché evidentemente, essendo spesso il danno legato a fenomeni localizzati dovuti a cedimenti locali, è chiaro che non sempre la vulnerabilità come intesa, come noi siamo intesi, come intendiamo analizzarlo da un punto di vista sismico per le forze inerziali, è quel parametro che incide di più sul danno, che può essere legato a fattori molto molto locali. Quindi si vede qui che non c'è quel trend, e anche che mediamente però il livello di danno può essere anche più alto, quindi a conferma di quanto prima detto. E mi vado all'ultimo paragrafo, l'ultima sezione di questa mia breve presentazione, che è il tentativo di poi redigere delle curve di fragilità da liquefazione, un tentativo abbastanza, diciamo, ambizioso. Non vi sono in letteratura ancora oggi curve di fragilità da liquefazione, ovviamente non c'è una quantità di dati tale da poter avere questi tipi di curve. Noi abbiamo provato ad utilizzare questi dati per creare una curva che in qualche modo desse una correlazione tra un parametro di liquefazione e la probabilità di failure, quindi la probabilità di raggiungimento di un certo livello di danno. Tipicamente, cosa noi siamo abituati a fare per il caso, diciamo, di sovrastruttura non soggetta a fenomeni di liquefazione? Utilizziamo un parametro di intensità sismica, tipicamente la PGA, e andiamo a valutare la probabilità di raggiungimento di un livello di danno che può essere calibrato da 1 a 5, dove ovviamente il danno 5 è quello della scala macrosismica europea, cioè il danno da collasso. Quindi man mano che salgo nella gradazione ho un livello di danno più alto. Quindi questo è uno strumento per cui ho dato una certa PGA, conosco immediatamente la probabilità di raggiungimento di un certo livello di danno delle strutture esistenti, e quindi mi consente una previsione del danno, e quindi è uno strumento attraverso cui si può anche meglio fare una politica di mitigazione, meglio investire, sapendo che in quale area e dove ci sono le probabilità di raggiungimento di livello di danno più alto. Ci siamo posti l'obiettivo ambizioso di porre in essere uno strumento di questo tipo anche per il fenomeno liquefazione. Quindi non più semplicemente avere i diversi DG per una PGA, quindi diversi le probabilità di raggiungimento di diversi livelli di danno legate alla peak ground acceleration, ma avere una curva che in qualche modo tenesse conto del problema della liquefazione, quindi passando come un parametro di intensità sismica non più dalla PGA ma da un nuovo parametro che fosse in qualche modo in grado di vedere il problema della liquefazione. Questo parametro, che abbiamo chiamato IAM, è stato frutto di uno studio condotto dai colleghi geotecnici, che hanno posto in essere questo parametro, di cui vi parlo da qui a breve. Per quanto riguarda il DG, come sono stati ottenuti? Per ogni edificio, nota la scheda EDES, c'è una matrice di trasformazione per cui dal danno empirico rilevato è possibile passare a un livello di danno globale di edificio. Quindi per ognuno dei 1000 edifici che abbiamo studiato è stato possibile dal mero danno empirico ricavare un dato sul danno globale dell'edificio. Ci mancava il parametro IAM, il parametro di liquefazione, e quindi su questo evidentemente hanno lavorato i colleghi geotecnici, che studiando un po' tutti quelli che sono i parametri presenti in letteratura, analizzando i parametri presenti in letteratura, hanno poi, partendo da quanto proposto in letteratura e qui richiamato solo brevemente nella slide, hanno proposto un nuovo parametro IAM, Induced Damage Measurement, che tiene conto del rapporto di sovrappressione interstiziale sismoindotto e di quelle che sono la profondità minima e massima dello strato più superficiale potenzialmente facibile. Quindi con questa formulazione si è tenuto conto di un nuovo parametro, che è qui riportato nella sua formulazione. Nel caso in esame, per i comuni analizzati è stato assunto un RU uguale a 1, quindi il parametro si è semplificato in questo valore,
È un parametro che ha un chiaro significato fisico, che ha come vantaggio rispetto ai parametri già esistenti in passato, previsti, diciamo, riportati in letteratura, che porta in conto in maniera esplicita l'incremento di pressione interstiziale anche negli strati in cui non si attinge la liquefazione. E il grande vantaggio è che può essere determinato con livelli di dettaglio e di analisi diversi, quindi sia dai risultati di verifiche semplificate di suscettibilità alla liquefazione, ma anche attraverso risultati di analisi dinamiche in tensioni efficaci, oppure semplicemente può essere calcolato sulla base della conoscenza della stratigrafia. E quindi noto questo parametro, e qui vi riporto le mappe di delta Z per San Carlo e Mirabello, quindi è stato possibile tirare fuori delle isoline dell'indice di potenziale di liquefazione, e quindi poi a ogni edificio, che qui riportato come una stellina, è stato possibile associare un valore del parametro IAM. A ogni edificio abbiamo un valore di IAM, a ogni edificio è stato associato un valore di danno globale. A questo punto è stato possibile quindi definire le curve di fragilità, perché associando i valori di AM ai danni, e quindi per diversi gruppi di edifici AM crescenti si è associata la probabilità di raggiungimento di un certo livello di danno. Ci siamo fermati al danno 3, perché sul danno 4 e 5 avevamo un campione di dati insufficiente, e quindi questa è la curva di fragilità che tiene conto dei dati che abbiamo analizzato. Poi le curve di fragilità sono state redatte sia utilizzando un modello di previsione log normale che un modello di previsione esponenziale, che sono due metodologie tipicamente, frequentemente adottate in letteratura. Le curve differiscono poco ed è chiaro che si è ottenuto uno strumento che certamente è unico nel panorama della letteratura, è evidentemente però legato molto al fenomeno specifico, e quindi chiaramente è uno strumento preliminare, però è una delle prime curve empiriche di fragilità che tiene conto in maniera esplicita del problema della liquefazione, e qui si riportano limiti, assunzioni di questo strumento. E per chiudere quindi, questo può consentire in futuro di fare anche degli scenari attraverso cui, noto uno scenario di PGA, nota la microzonazione sismica, si può derivare il parametro IAM, si può quindi attraverso le curve di fragilità prevedere il danno globale alle strutture, e quindi in qualche modo avere un'idea su scala territoriale di quello che sono gli effetti di un potenziale sisma con liquefazione, e quindi anche si può avere un'idea futura di investimento e di priorità degli interventi da mettere in campo, e quindi uno strumento che può, diciamo, certamente, se meglio calibrato anche attraverso studi futuri, orientare scelte di mitigazione del rischio sismico e da liquefazione. E con questo chiudo. E credo di essere stato nei tempi. Qui semplicemente una lista di pubblicazioni che potete consultare, che spiegano più in dettaglio quanto vi ho mostrato. Ringrazio il professor Di Ludovico per essere stato nei tempi, ma soprattutto per l'interessante illustrazione del punto di vista poi dell'ingegnere strutturista che diciamo, descrive quelli che sono poi gli effetti del fenomeno liquefazione sugli organismi strutturali, che tra l'altro, come dire, ho trovato molto interessante la riflessione sul fatto che qualche volta la liquefazione può addirittura avere un ruolo in qualche modo di filtraggio delle onde sismiche e quindi di riduzione della severità dello scuotimento, anche se poi è difficile in tutte le circostanze poter stabilire quanto questo meccanismo sia davvero efficace. Bene, ringrazio di nuovo il professor Di Ludovico e do il benvenuto al professor Modoni.